Buonasera e bentornati telespettatori di RTA, l'informazione locale. Sette persone sono state multate nella giornata di ieri a Borgo Taro durante i festeggiamenti del carnevale perché sono state trovate senza mascherina. Un trentenne è stato invece denunciato nel pomeriggio di sabato per ubriachezza molesta. Sette le persone sanzionate nella giornata di ieri dai carabinieri della compagnia di Borgo Taro. Tutte si trovavano nelle strade del centro e non indossavano i dispositivi di protezione individuale, così come previsto dalle norme anticontagio. I militari, inoltre, nel weekend hanno controllato decine di persone e di esercizi commerciali tra il capoluogo valtarese e Bedogna, dove sabato si è svolto il mercato settimanale. Nessuna irregolarità è stata riscontrata anche al mercato, poiché la stragrande maggioranza di cittadini e di esercizi commerciali rispettavano tutti gli obblighi previsti. Nel tardo pomeriggio di sabato un trentenne ubriaco stava infastidendo i clienti di un bar a Borgo Taro. I carabinieri sono intervenuti e hanno identificato e denunciato il giovane per ubriachezza molesta. Il comune di Albareto, voltiamo pagina, attiverà a partire dal prossimo lunedì un punto prenotazione per il vaccino anti-Covid, questo per facilitare in particolare la popolazione anziana. Il comune di Albareto attiverà da lunedì 22 febbraio un servizio per facilitare la popolazione, soprattutto quella anziana, ad effettuare le prenotazioni per la vaccinazione anti-Covid-19. Le vaccinazioni, ricordiamo, verranno poi effettuate presso la sede Avis di Borgo Val di Taro, ma per la prenotazione ci si potrà rivolgere anche presso il comune di Albareto. Abbiamo attivato un progetto attraverso il comitato di distretto, quindi 16 comuni delle valli del Taro e del Ceno, di supporto e aiuto alla popolazione. Come comune di Albareto attiveremo il servizio di supporto da lunedì 22 febbraio, è un supporto alla popolazione anziana per la prenotazione appunto del vaccino e consiste in questo modo. Viene aperto uno sportello vaccino gestito da personale e da volontari dove le persone anziane attraverso un appuntamento con numero telefonico che adesso poi dirò, potranno recarsi in comune per farsi dare un aiuto alla prenotazione telefonica per effettuare il vaccino. Questo consiste nel venire in comune portando dei documenti necessari, poi i volontari attraverso l'appuntamento daranno tutte le informazioni a chi lo richiede, il volontario effettua la chiamata per conto della persona, dell'utente che vuole fare la vaccinazione e lo aiuta a compilare la modulistica che serve. Abbiamo deciso di attivare appunto questo progetto, questo sportello di supporto per la popolazione anziana per agevolare tutto quello che è la macchina vaccinale. Il numero da chiamare per prendere appuntamento per venire allo sportello vaccino in comune è il 339-77-53-582. Il centralino sarà attivo dal giovedì prossimo, quindi 18 febbraio, e si potrà chiamare per prendere appuntamento il giovedì, il venerdì e il sabato, mentre lo sportello sarà aperto sempre solo per chi ha preso appuntamento il lunedì, il martedì e il mercoledì alla mattina dalle 9 alle 13. Il governo fa dietro fronte per la riapertura degli impianti sciistici a poche ore dalla data prevista, ovvero oggi, scatenando l'ira dei gestori degli impianti e delle regioni. Il dietro fronte inaspettato del governo, giunto a poche ore dalla prevista riapertura degli impianti sciistici, in programma oggi, lunedì 15, ha scatenato una ridda di commenti negativi e di forti prese di posizione, a partire dalle regioni profondamente arrabbiate. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato ieri un provvedimento che vieta lo svolgimento delle attività sciistiche amatoriali fino al prossimo 5 marzo, data di scadenza del DPCM del 14
15 gennaio scorso. I gestori degli impianti sciistici che avevano già organizzato la riapertura mettendosi in regola rispetto alle richieste del Comitato Tecnico Scientifico sono ora, giustamente, sul piede di guerra. Anche nel Parmense e nella vicina Toscana gli impianti erano pronti a partire con tanto di prenotazioni. Ora dovranno di nuovo bloccare tutto. Dicevamo l'ira delle regioni. Molti governatori si sono scagliati contro la decisione mettendosi al fianco dei proprietari e gestori degli impianti. Si tratta di un colpo gravissimo al settore e, sotto accusa, finisce anche la modalità di comunicazione proprio alla vigilia della riapertura. I gestori degli impianti si sentono presi in giro, parlano di stagione ormai saltata nonostante quanto investito per l'apertura e chiedono ristori. E a proposito di ristori è lo stesso ministro Speranza che promette che il settore sarà risarcito. Il provvedimento infatti impegna a compensare al più presto gli operatori con adeguati ristori, ma si chiedono i ministri della Lega Giorgetti e Garavaglia, basteranno i 4,5 milioni stanziati quando la stagione non era ancora compromessa? Probabilmente terminano, ne serviranno di più. E sono 90 i nuovi contagi da Covid-19 registrati nella giornata di ieri a Parma e provincia. Coloro che presentano sintomi sono 76, nessun decesso è avvenuto nelle ultime ore, mentre sono 9 i pazienti in terapia intensiva, uno in meno. Ma l'Emilia-Romagna sarà monitorata in questi giorni. Per l'assessore regionale Donini non è impossibile infatti un ritorno in zona arancione. Quella appena iniziata potrebbe essere per la nostra regione l'ultima settimana, per il momento in zona gialla. Il rischio di passare dal 21 febbraio in quella arancione, secondo gli esperti, c'è ed è reale. Lo sapremo con certezza venerdì 19. A parlare sono i contagi, l'indice RT sempre più vicino all'1, la paura varianti e gli assembramenti avvenuti in particolare nelle città. Preoccupazione è stata espressa nelle scorse ore dall'assessore regionale alla sanità Raffaele Donini. La situazione epidemiologica, ha detto, sta mutando e non sappiamo con quale velocità lo farà. Monitoriamo la misura di quanto abbiano inciso le 2 settimane di zona gialla e di quale sia l'effetto varianti. Ad oggi non mi sono state rappresentate zone particolari a rischio elevato rispetto al resto del territorio regionale. Ci sono differenze di livello epidemiologico, ma credo che si prenderebbe in considerazione tutta la regione nel suo complesso, ha terminato, nell'eventualità di un passaggio di fascia. È venuto a mancare il borgotarese Mario Mariani. Aveva 87 anni e sino al pensionamento era stato dipendente dell'allora SIP in qualità di tecnico. Mario Mariani lascia i figli Barbara con Carlo Alberto e Roberto con Giorgia, i nipoti Eleonora, Manuel, Greta, Alessandra, Andrea e Ricky e la sorella Esther. Mario aveva perso diversi anni fa la moglie Carla e il primogenito Bruno. I funerali si svolgeranno domani alle 14:30 partendo dalla camera mortuaria dell'ospedale Santa Maria di Borgotaro per la chiesa parrocchiale di Sant'Antonino. Al termine la salma proseguirà per la cremazione. Questa sera, sempre in Sant'Antonino, sarà recitato il Santo Rosario. Le funzioni religiose saranno officiate nel rispetto delle attuali disposizioni sanitarie. I familiari invitano a non inviare fiori, ma a devolvere offerte all'Associazione Gli Amici della Valle del Sole. RTA formula ai familiari di Mario Mariani le più sentite condoglianze. La Regione Emilia-Romagna effettuerà una ricognizione delle caserme dei Vigili del Fuoco volontari presenti sul territorio per prevedere uno stanziamento di fondi per un loro futuro adeguamento. L'Assemblea legislativa regionale dell'Emilia-Romagna ha recentemente approvato una risoluzione che prevede una ricognizione sulle caserme dei Vigili del Fuoco volontari presenti sul territorio dell'Emilia-Romagna per provvedere domani a stanziare i fondi necessari per un adeguamento.
Sì, ho approvato una risoluzione presentata dal collega Marco Mastacchi di Rete Civica rispetto alla ricognizione, quindi diciamo al censimento delle caserme dei Vigili del Fuoco volontari in Regione Emilia-Romagna. Questo censimento dovrà portare appunto diciamo, le notizie, le informazioni rispetto agli stabili dove vengono ospitati i Vigili del Fuoco, perché c'è bisogno di sicurezza, c'è bisogno di capire quali stabili necessitano di manutenzione, ma soprattutto anche di adeguamento sismico, per cui l'impegno è quello, abbiamo chiesto alla Giunta di impegnarsi nel trovare le risorse prima di capire quali sono, diciamo, gli edifici da adeguare, poi trovare le risorse opportune per poi dopo intervenire nella messa in sicurezza appunto di queste caserme. E questo potrà comprendere anche il distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Borgo Valditaro. Sì, si è parlato di, diciamo, stabili edifici in proprietà e anche in convenzione, perché ricordo che la caserma dei Vigili del Fuoco volontari di Borgo Taro è proprietà privata, ma in convenzione col pubblico, per cui tutte queste strutture verranno ricomprese. È un cammino che è iniziato e cerchiamo di portarlo a termine nel minor breve tempo possibile. Sono presidi importantissimi, lo diciamo sempre, sono presidi importantissimi nelle aree periferiche come la nostra, e dobbiamo però mettere nelle condizioni i Vigili del Fuoco di lavorare sicuramente in sicurezza. Vetrina turistica e promozionale importante per il comune di Bardi, il sindaco Giancarlo Mandelli è stato infatti ospite nei giorni scorsi del programma Paese Mio in onda su Radio Rai. Il comune di Bardi è stato protagonista lunedì 8 febbraio della trasmissione Paese Mio trasmessa da Radio Rai, una trasmissione che si occupa dei vari centri minori di tutta la penisola e che anche per Bardi è stata una bella vetrina. Sì, è stata veramente una bella vetrina e comunque ha dato la possibilità di poter illustrare quelle che sono le nostre peculiarità, le nostre qualità del nostro territorio, non solo della fortezza, ma abbiamo così parlato anche un po' di quelle che sono le bellezze del territorio, delle fragilità del territorio, di quello che questa amministrazione ha intenzione di fare, di quali sono gli obiettivi, insomma. E si è parlato anche un po' della mentalità, della visione che vorremmo dare e dei miglioramenti che vorremmo fare il paese, insomma si è parlato anche di quello che sia anche il futuro che può avere questi territori montani che comunque hanno le loro difficoltà. E soprattutto si è parlato delle attrattive, non solo il castello ma anche l'ambiente e altre zone. Sì, si è parlato, si è dato spazio anche alla fortezza, è stato intervistato Fabrizio Costa, presidente dell'Aspo Rosso che gestisce il castello, si è parlato anche di tutto quello che può offrire questo territorio, dal parmigiano reggiano, da tante e quello che si vuole anche, e che l'amministrazione ha voluto dire, che comunque c'è un'accoglienza, c'è un territorio ospitale e comunque non solo la fortezza, che è comunque la nostra eccellenza, ma ci sono tante altre belle cose da visitare in questo territorio. È stata recentemente rinnovata la rete sentieristica del comune di Borgo Taro con la collocazione di circa 250 nuovi cartelli e 150 chilometri di sentieri segnalati. Il difficile periodo che stiamo trascorrendo ha portato molte persone a scoprire il piacere del cammino e al desiderio di poter conoscere le bellezze naturali nascoste nel nostro territorio. Il gruppo CAI Alta Valtaro si è da sempre preso cura della pulizia e della segnaletica dei sentieri del territorio comunale. Recentemente, grazie ad un finanziamento del Comune di Borgo Taro e al costante impegno e lavoro di alcuni soci del gruppo, è stato possibile rinnovare totalmente la rete sentieristica locale. Sono stati infatti collocati circa 250 cartelli e segnati ben 150 km di sentieri con vernice bianco-rossa secondo gli standard CAI. La rete sentieristica si snoda sia nel versante nord che in quello sud della valle. Sulla sinistra Taro partono dalla pista ciclabile quattro sentieri principali che salgono verso il crinale nord e sono poi raccordati da sentieri trasversali, permettendo così innumerevoli percorsi ad anello.
Per la parte destra Taro, i sentieri si concentrano invece in quattro aree principali: area Belforte Gorro, area Molinatico, area Valvenera Borgallo, area Rovinaglia Nola. Anche in questo caso tutte le aree sono collegate fra loro mediante sentieri di crinale o di mezza costa. In particolare si è cercato di valorizzare l'area del Molinatico. Sono stati infatti tabellati tre itinerari ad anello di facile percorrenza. Quindi, oltre alla normale segnaletica con l'indicazione del numero del sentiero, si è aggiunta quella specifica dei tre percorsi. Il primo, meno impegnativo, di circa 2 km, con dicitura piccolo anello dello chalet, si snoda nella faggeta che circonda lo chalet. Il secondo, di circa 5 km, con dicitura anello del Molinatico, partendo dal piazzale antistante lo chalet, sale al lago Martino per poi arrivare alla cima del monte e scendere dal lato opposto passando dal prato del Cucù. Il terzo, di circa 9 km, con dicitura a grande anello del Molinatico, sale al monte passando dalle torbiere Lago dell'Orma e Lago Spadene, per poi scendere dal lato opposto fino al Monte Borraccia e ricongiungersi con gli altri percorsi al prato del Cucù e quindi fino al piazzale. Puntuale lavoro di segnatura e di pulizia fatto e la consultazione della cartina dei nostri sentieri, disponibile presso l'ufficio turistico, le edicole e le tabaccherie locali, permette ora, seguendo i cartelli e i segnavia, di percorrerli con estrema tranquillità. Non ci rimane quindi che augurarvi buon cammino. Continuano le grandi novità alla Nuova Montelli a Borgo Val di Taro. Qualche esempio: arance Navel di origine italiana a soli 99 centesimi al chilo, verza chiara a soli 79 centesimi al chilo. Continua inoltre con grande successo la consegna a domicilio. Ditta Nuova Montelli, sempre più vicino al cliente. Ditta Nuova Montelli a Borgo Taro, una leggenda che continua. Strepitoso Mariani Gomme, via Moronera 13 a Bedogna. Super offerta pneumatici agricoltura per tutto il mese di febbraio su pneumatici delle migliori marche del settore come Michelin, Trelleborg, BKT, Kleber e naturalmente Taurus. In omaggio con l'offerta il nostro smanicato. Possibilità di montaggio a domicilio per preventivi 333-3968-929 oppure WhatsApp 320-1814-044. Mariani Gobbe, Strepitoso, Bedogna. Essere Lube significa inaugurare 500 negozi dedicati alla cucina. Festeggia con noi il nostro 500esimo store. Troverete promozioni uniche per un tempo limitato e fidati professionisti per progettare insieme la tua cucina. Ti aspettiamo nei Lube e Creo Store. Autocarrozzeria Speedy Car, via Primo Brindani 3 a Borgo Taro. Affida alla grande esperienza della carrozzeria Speedy Car la tua auto, furgone, autocar o camion. Per noi dare l'antico splendore al tuo mezzo di trasporto è un vero e proprio piacere. Grande novità, servizio sanificazione auto con ozono e altri prodotti specifici. Servizio altamente professionale ed ecologico. In 20 minuti ti libera velocemente da virus, batteri e cattivi odori. Speedy Car, soccorso stradale 24 su 24. Speedy Car è convenzionata con le grandi compagnie assicurative. Allora vi diciamo, tutto meglio di prima. Telefono 0525 820113. Speedy Car, autocarrozzeria a Borgo Taro, veloci e professionali. L'acqua che finisce negli scarichi arriva ai depuratori. Un complesso processo di trattamento rimuove gli inquinanti e la restituisce pulita al fiume.
sintonia al territorio. Ecco a voi le nuove offerte di Baudassi, quello dei prezzi bassi. Turbina da neve Husqvarna, larghezza di lavoro 68 cm a euro 2290. Deumidificatore elettrico Bimar, euro 149. Forno microonde con grill Ferrari, capacità 20 litri, 89 euro. Bilancia digitale pesa persone, 12 euro 90 centesimi. Paiolo per polenta con motore elettrico, in rame, litri 4 a 59 euro. Proprio così, come stai pensando, da Baudassi i prezzi sono bassi. È per questo che si viene da Baudassi. Domani, martedì 16 febbraio, avremo tempo variabile con nubi più compatte sui crinali appenninici occidentali, dove non si escludono deboli piogge nel corso della serata. Temperature in progressivo aumento, valori minimi tra 0 e meno 2 gradi, massime tra 7 e 8 gradi. Venti deboli moderati sud occidentali lungo i rilievi con locali rinforzi sulle aree di crinale. Uno sguardo ai programmi di RTA per questa sera: si comincia alle 20.35 in diretta Punto Sport con Giovanni Bonfiglio, alle 22 Atlas, alle 22.30 al telegiornale, alle 23 Balla che ti passi, a mezzanotte Rivediamoli del 2000. È tutto, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento e a domani 19.35 con il TG.